Puntata spazio all'intervista settimanale, questa volta la nostra brava Caterina Di Lernia ha intervistato uno dei protagonisti del Bari della remontata, che ci è sembrato il personaggio ideale per parlare non solo di Bari ma anche di nazionale e anche di un tecnico accostato nelle ultime ore al Bari. Per questo ex sono 14 le presenze con la maglia del Bari e 3 reti all'attivo. Ma 2 di questi 3 gol li ha segnati in una gara memorabile. Ascoltiamo. Giocatore, ecco il cross, gran colpo di testa, gol! Gol del pareggio di Ciani! Ciani su transizione, pareggio per il Bari! Ciani ha pareggiato per la formazione Marelli! Sta giocando sulla faccia non sua, molto bene! Sabelli, palla sul destro, il cross, Ciani, e gol! 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 Gol di Ciani! Siamo con Edgar Ciani, ex attaccante del Bari, ora al Pisa. Il Pisa che, superando il Foggia ieri nella finale dei playoff di Lega Pro, ha centrato la promozione in Serie B. Innanzitutto complimenti Edgar, però allo Zaccheria ieri sono accadute cose che col calcio hanno poco a che fare. Vi ringrazio dei complimenti, sì, è stata una partita difficile, diciamo, perché ci sono state tante provocazioni sia prima che durante la partita. Però siamo stati bravi, insomma, a non cadere nelle loro provocazioni e a portare la partita dalla nostra parte. E la promozione in Lega Pro è il primo successo per Gennaro Gattuso come allenatore. Si fa il suo nome anche per la panchina del Bari e in forse la permanenza a Pisa. Come vedresti appunto Gattuso in una realtà come quella di Bari? Ma penso che quando un allenatore come Gattuso ha qualità e ha carisma, cioè è probabile, insomma, per tutte le piazze. Bari è una piazza importante, lui si è confrontato con una buona piazza qui a Pisa, quindi cioè, lo vedrei bene da tutte le parti, ma penso che il mister dopo questa vittoria voglia rimanere qui, penso. Per quanto riguarda te, dopo l'indimenticabile stagione al Bari hai vestito le maglie di Lizia e Catania, come valuti queste due esperienze? Allora, Catania è stata un'esperienza particolare perché comunque eravamo partiti per stravincere il campionato, però poi sono state sbagliate diverse dinamiche dal punto di vista societario, quindi siamo andati male, diciamo. Poi io sono andato a Leeds e non è stata un'esperienza positiva per me perché sono accadute un po' di cose, insomma, strane, e ho giocato anche pochissimo lì. Venendo da un anno, quello di Bari, che è stato meraviglioso sotto tutti i punti di vista, è stato un anno, insomma, in calo, quindi cioè, è stato un anno, insomma, particolare l'anno scorso. Sono contento di quest'anno perché comunque centrare un obiettivo così importante non era facile e sono contento per questo. Quali sono i ricordi più belli di quella stagione al Bari, la stagione della remontata? I ricordi più belli sono sicuramente quelli della fine. Per arrivare a quegli obiettivi, insomma, a quelle partite, stare 65.000 persone allo stadio, comunque ci è voluto un gruppo forte, un gruppo che nonostante il fallimento e tutte le cose che sono accadute nella società, cioè, abbiamo dovuto tirare fuori, insomma, qualcosa che non avevamo ancora tirato fuori, quindi è stato un anno bellissimo. Poi riaccendere l'entusiasmo dopo tanti anni che a Bari si era spento, questo è l'orgoglio più grande. Segue ancora un po' le vicende dei biancorossi, soprattutto quello che sta succedendo a 2 anni da quel fallimento, insomma, un po' lo spettro del fallimento c'è di nuovo oggi, sembra che non ci sia pace per i tifosi del Bari. Assolutamente, seguo sempre, poi ho tanti amici, insomma, è rimasta, diciamo, sempre nel cuore, insomma, sia dal punto di vista mio personale, ma anche con gli ex compagni, insomma, comunque anche gente di Bari, quindi seguo sempre. Sono stati 2 anni, diciamo, difficili, perché comunque ripetere quell'impresa è stata non era facile. So che quando fai un'annata così, che comunque era venuta dal nulla, ripetersi non è facile, però penso che ci sia una struttura societaria importante, una piazza del genere merita sicuramente ben altro, e quindi spero, insomma, che il prossimo anno si possa rifare alla grande. Secondo te che cosa è mancato alla Bari di quest'anno per raggiungere la Serie A? Ma secondo me c'aveva tutte le carte giuste, perché comunque aveva una grande squadra, ha avuto buon proseguo nel campionato. Il fatto che i playoff sono un campionato a parte, perché iniziano a entrare altre emozioni, altre dinamiche nel campo, che comunque
durante il campionato non sono le stesse, quindi diciamo che vincere i playoff torna all'otto, quindi non è mai facile. Tanto non capirai. In notizia di oggi, l'ex direttore sportivo del Bari, Angelozzi, rimetterà 110.000 euro per aver aiutato le finanze del Bari di quella stagione, la meravigliosa stagione fallimentare. Quanto è stato importante Angelozzi per voi, per quella remontada? Ma è stato fondamentale, non è stato importante, è stato veramente il nostro punto di riferimento, cioè la nostra persona dove andavamo, insomma, a schiarirci le idee, a vedere se c'era, insomma, qualcuno che era dalla nostra parte. Lui è stato sempre dalla nostra parte, ci ha difeso sempre, ci ha incoraggiato in tutte le nostre difficoltà. È stata la nostra persona di riferimento più importante, cioè senza di lui era impossibile fare quello che abbiamo fatto, nonostante, insomma, un grande gruppo e tutto, però dietro comunque ci deve stare una società o comunque prima degli uomini, insomma, che ti sostengono, e lui l'ha fatto, era l'artefice. Del tuo gruppo che sfiorò l'impresa sono rimasti in pochi, e stando anche agli ultimi rumors di mercato sembra che vari Romizzi, Defendi e Guarna possano lasciare Bari. Secondo te fu un errore smantellare quella squadra? Ma io non sono nessuno per dirlo, però noi eravamo riusciti a creare un entusiasmo, un legame tra di noi che difficilmente nel calcio si trova, in un ambiente così strano, diciamo. E penso che era un gruppo particolare, un gruppo speciale che ha messo in campo veramente tutto quello che avevamo e forse di più. Penso che sicuramente è stato un rammarico, insomma, non tornare a Bari. Io avevo tutta la voglia di rimanerci dopo quell'anno bellissimo, così avevo anche parlato con il Catania che volevo tornare solo a Bari, sinceramente. E purtroppo non è avvenuto, e ho passato anche un anno, insomma, non bellissimo, quindi diciamo che l'ho rimpianto tanto, insomma, il fatto di andare via e non poterci tornare. Sei più tornato a Bari dopo la conclusione della tua avventura da calciatore? Sono tornato, sì, per qualche giorno, solo per qualche amico. Ah, rapporti con i tuoi ex compagni, con qualcuno di loro, ci sono ancora? Sì, abbiamo anche un gruppo su WhatsApp che ci sentiamo sempre, ma comunque quelle sono degli avvenimenti sia sportivi che umani che comunque non ce li toglie nessuno, rimarranno sempre nei nostri cuori, e penso che questa cosa alla gente è arrivata, infatti ci portano sempre nel cuore, insomma, vedo tanti commenti sia sui social network che comunque anche quando sento qualcuno, qualche persona di Bari, così, che quel gruppo è stato speciale per tutti. Hai anche vestito la maglia della tua nazionale, la maglia albanese, mettendo insieme 15 partite e 4 reti. L'Albania ha perso nella gara d'esordio contro la Svizzera. Come vedi questi campionati europei? Secondo te quali sono le squadre favorite? Ma sinceramente la partita non l'ho vista perché ero in viaggio per Foggia, però dai commenti così ho sentito che hanno fatto una buona partita nonostante fronteggiavano una squadra come la Svizzera che ha ben altri valori, insomma, dal punto di vista tecnico. Comunque penso che l'Albania possa fare un bel europeo. È normale che deve dare, come tutte le squadre minori devono dare qualcosa in più, però hanno tutte le caratteristiche per farlo. E secondo me le favorite ne vorrei citare due: la Francia, che sicuramente dal punto di vista tecnico-tattico ne ha tanti valori, cioè ha tanta qualità, e comunque giocando in casa può sicuramente fare molto bene, nonostante un avvio, insomma, tentennato, perché comunque sciogliere il ghiaccio in casa così non è facile. E comunque io ci voglio mettere anche l'Italia, perché Conte ha dimostrato, insomma, di poter raggiungere gli obiettivi sempre da tutte le parti dove è stato, quindi io non sottovaluterei l'Italia. Infine, come ultima cosa, ti chiedo un saluto per i tifosi del Bari all'ascolto. Un saluto a tutti i baresi e un bacione da Pisa. L'altra radio. Bella da ascoltare.